Siamo a Polino, elezioni comunali di Polino. Saverio Matteucci, candidato sindaco di Alternativa Popolare. Quest'uomo ha avuto il coraggio, laddove aveva proposto di partecipare in liste civiche, dove gli avrebbero steso tappeti rossi per correre come candidato a sindaco con le altre forze politiche che lo supportavano, ha fatto una scelta identitaria, la scelta di Alternativa Popolare. Noi siamo convinti che questa persona, il cui padre, il cui nonno hanno amministrato egregiamente la città di Polino, al papà di Saverio si imputano le prime due opere realizzate dal sì, le fogne bianche, le acque chiare, le acque scure, siamo convinti che sicuramente costituirà un momento di svolta per questo paese. Saverio Matteucci. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, io ho deciso di mettermi in gioco in questa corsa difficilissima, perché è difficilissima in un paese così piccolo prendere la scelta di seguire un partito, perché tutti si nascondono, come dicevamo, dietro le liste civiche mascherate. E però convintamente continuo, perché ho avuto l'ispirazione in primis del segretario nazionale per il suo esempio di semplicità nell'approccio con la politica e soprattutto dell'interesse delle persone che abbiano voglia di fare. E con il coraggio che mi ha lanciato il candidato alla regione, nonché vice sindaco Riccardo Corridore, per quanto riguarda lo sprint iniziale che all'inizio mancava, però dopo, confrontandomi anche con lui, sono riuscito a trovare la forza e poi ho trovato una grande famiglia, un partito intelligente, aperto e utile. Credo che gli abitanti di questo paese debbano fare una scelta molto intelligente. L'unico candidato sindaco oggi possibile che ha fatto una scelta non coraggiosa, strategica e molto intelligente. Cioè lui non arriva con una lista civica qualsiasi, lui porta un partito che avrà modo di rappresentare le sue istanze in regione, come già facciamo, e anche a livello nazionale. L'unico che potrà realmente cambiare qualcosa a Polino. Tutti gli altri con le loro liste civiche non potranno concludere assolutamente niente. Ecco il motivo per votarlo. Siamo sempre a Polino, si vota anche per le europee, pure in questo paese come in tutta Italia. Siamo qui con la nostra candidata per l'europea insieme a Stefano Bandecchi, Paola Pincardini, che sta facendo questo tour per l'Umbria per comprendere i problemi, quei problemi che poi Alternativa Popolare, per, con i suoi interpreti, porterà all'attenzione dell'Unione Europea. Paola Pincardini, Alternativa Popolare. Buon pomeriggio a tutti, grazie al vice sindaco per la presentazione. Ha detto benissimo, noi stiamo andando in giro per tutti i comuni dell'Umbria e personalmente sto andando ovviamente anche fuori regione, perché il nostro collegio è molto grande, Umbria, Toscana, Lazio e Marche, e cerchiamo di recepire proprio tutte quelle che sono le istanze dei cittadini, perché come sapete Alternativa Popolare nel suo spirito è proprio quello di fare una politica di ascolto in mezzo alla gente, e noi cerchiamo di portare questo messaggio anche in quella che deve essere l'istituzione europea, non più un'istituzione lontana dalle nostre realtà, ma appunto a contatto con i nostri territori, e vogliamo che questi territori siano rappresentati proprio da persone, quindi del territorio, che lo conoscono e conoscono tutte le problematiche dei vari paesi, cittadini e quant'altro. Grazie. Alternativa Popolare con la gente, per la gente, tra la gente, al Parlamento Europeo, vota Bandecchi, Pincardini, Brutti.